Bentornati con il let's play di Pokémon Argento. Per prima cosa dirigiamoci a Lavandonia. E vai, andare di notte a Lavandonia è proprio il massimo. Selezioniamo il nostro jingle e usiamo volo per andare a Lavandonia. No, 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 devo sentirmi pure la musichetta di merda. Devo pure prendere un oggetto. Sì, è qui che devo prendere l'oggetto. Dai che me ne voglio andare in fretta che mi metti i brividi. Ah, allora sei tu Umberto, che hai risolto il guasto alla centrale. Grazie a te non ho perso il lavoro, mi hai salvato la vita. Prendi questo come ringraziamento. Ok, la scheda espansione. Adesso per ricevere i programmi della Radio Kando. E vai. Ora però abbandoniamo in fretta Lavandonia. Bene. Addio Lavandonia. Voglio evitare di restare pazzo o gravemente ferito al cervello. Andiamo sul percorso 11. Devo affrontare un po' di minchioni. No, non voglio cambiare. Ok, livello 44, benissimo. Che vuole colpirla? No, 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 no. Altri allenava vaffanculo. Allenatori sì, li voglio per livellare. Visto che non siamo poi molto lontani dalla sfida finale. Nell'erba, i pantaloncini mi prudono un po' le gambe. C'è qui questo Pokémon di merda. Vabbè che devo catturare ancora due Pokémon per la Lega. Perché io ho due Pokémon di squadra che fanno cagare in pratica. E poi uno di quelli che farà parte della squadra lo catturerò proprio fra un po'. A te già ti ho affrontato? No. Io vedo tutto, tutto ciò che ti riguarda. Proprio questa bella figura di merda la vedevi? Ok, ora andiamo a catturare un futuro nostro membro della squadra. Sto bel porcone qui, allora. Ma l'ho presa la scheda espansione, come funziona, eh? Guardiamo un po'. Ma cazzo la si usa ora? Supera, non lo so usare. Ah. Mi ha dato quella cosa quel tizio, sì, ma non prende ugualmente. Ok. Attendete un attimo in linea. Ora vedo un po' cosa succede. Eccolo, eccolo, eccolo. L'ho trovato il Pokéflauto. Eccolo. Avviciniamo il Pokéchiaro allo Snorlax. Si sta svegliando. E ora sono cazzi nostri. Ma mi metteva i brividi però con la melodia del flauto. Questo qua va catturato per forza, è obbligatorio come il dio, quindi uso anche i save states, chi se ne frega, lo devo prendere. Non lo so, che uso? Porco zio! Stava facendo abbastanza il sedere, eh? Non so se avete fatto caso. Ho paura di fare troppo male. Saliamo su una terza slot qui, non si sa mai. Ma che mi stava aprendo il culo, eh? Sì! Snorlax è nostro, Snorlax è nostro. Snorlax, sonno, altezza 2,1 metro, peso 460 kg. I suoi succhi gastrici possono sciogliere qualsiasi veleno, può mangiare anche il cibo per terra. Sì, il soprannome lo chiamiamo Ronfu perché dorme. Ok.
Adesso direi di tornare al centro Pokémon a farci curare tutto, torno subito. Poi devo togliere anche questo Cristo di Pokéflauto dalle palle. Ok, possiamo continuare. Entriamo nella grotta del Signore. Alcuni Yiglett sono sbucati dal terreno. Sconcertante, che schifo. Questa è la nostra bellissima grotta. Ok. Vediamo un po' se è pericoloso oppure no. Ma non credo. Questi così non rompono le scatole a noi. Ah, comunque voglio dire che Ronf è diventato un membro della nostra squadra a posto di Satana. Satana prometteva bene, ma non ho palle di farla evolvere. Comunque, ci sarà un'altra variazione. Jingle non sarà un membro della squadra finale, ma verrà sostituita alla fine con un ultimo Pokémon. Scoprirete però in futuro di chi si tratta. Qui cos'è questa casetta? Ciao, sono felice di vederti. Sei il primo visitatore da molto tempo. Sono super felice, ti do un regalino. Grazie. Spero che ti piaccia. Sì, mi piace. Oh, cazzo, che musica. Da qui si va? No, voglio sapere dove sono, per vedere ancora se sto sbagliando strada. Percorso 2, sto andando bene. This is la strada. Ah no, ma qua è. Ah no, e lì si trova bene. Allenatori, non ho forti Pokémon con l'elottero. Provate a perdere. Ha detto che Ciliano che non ce li ha, scusate. E poi ci stiamo avvicinando alla sfida finale. No, avrei dovuto leggere, scusate, mi sono fatto prendere dal momento. Che cazzo ne so, nessuna, mi va bene così. Non importa a me di pioggia danza, sto messo bene così. Devono pure far rincoglionire a me. Questa che città è Plubeopoli? No, ho sbagliato città, scusatemi. Dobbiamo tornarci in seguito. Non è ancora il momento. Andiamo qui quest'altro. Cos'è? Super colpo? Tenetevelo, dai. Non lo voglio. Questo cos'è? Pozione massima mi piace. Mi va benissimo. E tu devi morire. Se vai dell'erba. Di graffi. Lo so che mi graffi, non c'era bisogno il primo down che passava che me lo avvisava. Nel frattempo qui facciamo il culo alla gente. Dragon pure sta diventando una piccola bestia di Satana come Pokémon. Questa cos'è? A Plubeopoli, esatto, ci siamo. Visitiamo un po' la città. A monte luna di notte i Creffi riescono a giocare, ma non tutte le notti. Ok. Centro Pokémon, ma siamo abbastanza sani. Che bello scocchiare la radio con. Che bello sonnecchiare con la radio accesa. Zzzz. Perfetto. C'è il centro Pokémon. Sì, certo. Sei tu quello che mi dà quello che voglio. Sei arrivato fin qui d'aiuto. Una volta da giovane andai fino aiuto ad allenarmi. Guarda, mi sembra di vedere quando avevo la tua età. Aiuto trovai uno strumento. Signore tuo, sì! L'ala di Iride. Questo ci servirà a ottenere l'ultimo membro della squadra. Nidoran balla. Vaffanculo.
si sfruttano i Pokémon. Sei già stata alla palestra di Bluleopoli? Il capo palestra usa Pokémon roccia, allora saranno stracazzi. Qual è la palestra? Sopra cosa c'è? No, fammi vedere che cribbio c'è sopra. Tutti gli edifici chiusi, ok. Andiamo alla palestra se trovo l'entrata. Eccola qua. Bluleopoli, capo palestra, Brock, l'allenatore più forte di una roccia. Ok, andiamo. Ehi tu, giovane campione, sei impressionante. Stai sfidando i capo palestra di Kanto? Sono forti e molto seri, pronti come quelli di Johto. Sono un po' più deboli, forse. In questa palestra si usano Pokémon roccia. Il tipo roccia ha una forte difesa. Le lotte contro questo tipo di Pokémon durano a lungo. Sei pronto? Ok. Vediamo se durano a lungo davvero. Ci abbiamo fatto. Ma è durata moltissimo. Già siamo a Brock. Cazzo. Wow. Non capita spesso di avere uno sfidante d'aiuto. Sono Brock, il capo palestra di Bluleopoli. Sono un esperto di Pokémon roccia. I miei Pokémon resistono a quasi tutti gli attacchi fisici. Non sarà facile colpirti. Avanti. Ecco, ogni Pokémon ha questo, Di certo non mentiva sulla sua forza. Oh, oh, oh. No, perché ci ha fatto leggermente il culo, non so se ve ne siete accorti. Facciamo esordire Ronf, dai. Ha un sacco di PS questo. Non potrebbe essere un buon esordio questo, dato quello che... comunque è forte, eh. È forte, forte. Non posso cambiare, bene. Stai vincendo solo con queste mosse bastarde, eh. Solo facendo il codardo vinci. Ma uccidimi, sei contento ora, testa di cazzone? Ora ti distruggo però. Ok. La cosa non è tanto semplice come sembrava. Ok, ma avete fatto incazzare voi di brutto, come le bestie. Ora mi sono incazzato a bestia di Satana proprio. Non l'avete voluto voi. Avete fatto schiare la bestia di Satana. Cazzi vostri. Contenti ora che ho voluto uccidere tutti? Umberto riceve la medaglia Sasso. Umberto, grazie, è stato un bello lottare con te. Anche se sono un po' arrabbiato. La medaglia Sasso renderà i tuoi Pokémon ancora più forti. E vai. Ora però direi di andare a fare una cosa in una città che non abbiamo fatto in precedenza, visto che c'è tempo in questo video. Andiamo ad Azzurropoli. Era qui che stava quella. Sì, era qui. Nella parte che ho registrato oggi pomeriggio. Era qui che stava il cornuto solo di notte. I programmatori qui. No, non c'è un cazzo di nessuno, Sto a far notare, Ed è notte fonda, Sono le 11. Boh, che minchia ne so. Ah, la porta sul retro. Dio cane, però come faccio là? Ecco come faccio là. No. Sì, eccola qui la strada. Ah, forse lo trovo qui.
quello che cerco. Oh, mi vengono i brividi, non so perché. Porco zio, mi mette paura. È solo un pirla. Ti racconto una storia spaventosa. C'era una volta un ragazzo che ricevette una bicicletta nuova, volle subito provarla, si divertiva così tanto da non dire che il sole stava calando. Si fece buio e mentre tornava a casa improvvisamente la bici rallentò. I pedali si fecero pesantissimi, quando non poté più pedalare la bici iniziò ad andare indietro. La bici era come segnata da una maledizione che traeva verso il nulla. A un certo punto si accorse di essere in cima alla pista ciclabile, agghiacciante, ma vaffanculo. Prendiamo l'MT03, grazie. Mi ho fatto venire solo i brividi, non ti preoccupare, è tutto normale. Prova in mona, simpatia, cortesia e tutto coso. Vattene a fanculo, mi ha fatto venire i brividi. Torniamo a Plubeopoli, che è meglio. A Smeraldopoli ci eravamo già stati prima per sbaglio, quindi forse riesco ad andarci con volo senza rotture di palle. Ok, sì, posso. Per ora qui, come abbiamo già visto prima, l'allenatore non c'è, quindi dobbiamo andare a sud, che è bella la musica. Pokémon a livello 6, non perdo manco tempo ad affrontarli. Infatti sì, però, se si incontrano due allenatori, la prima cosa che fanno è lottare. Ma che tra un po' affronterò capo palestri, l'ultimo, cioè il penultimo capo palestra è deboluccio, ma l'ultimo è bastardo. Per l'ultimo ci sarà da sputare sangue. Ma no, livello 2, che schifo. Ma non solo sangue, eh. Ehi tu, vuoi lottare? Ok. Che cazzo mi ha fatto quella battona? Ok, livello 47 con Dragon Ball. Benissimo. Andiamo ancora a sud. Adesso qui c'è una cosa bellissima. La riconoscete? È Biancavilla, da dove si comincia l'avventura la prima volta. Anche allenavo i Pokémon. Sono le mie guardie del corpo. Questa è la casa. La casa che si aveva in Pokémon Rosso e in Pokémon... Dicevo, non so che in camera c'è il Nintendo 64. Dicevo, questa è la casa che si aveva a Pokémon Rosso o Blu. Ciao. Rosso è fuori da parecchio tempo, non ho neppure telefonato, perciò non ho idea di dove sia e cosa stia facendo. Dicono che se non chiama, che sta bene, ma sto un po' in pensiero. Rosso sarebbe il protagonista del primo gioco di Pokémon, quindi si parla di voi nel passato. Ciao, il mio fratellino, capo palestra a Smeraldopoli, ma spesso è fuori città e ciò crea disagi agli allenatori, esatto. Che bello, cazzo. Proprio bella questa cosa. Ah, Umberto, è lodevole che tu abbia fatto tutta questa strada per unirti a Mekando. Che ne pensi degli allenatori di qui? Niente male, vero? Bene. Vedo che collezioni le medaglie di canto. Immagino che non sia felice, ma la tua esperienza ti sarà d'aiuto. Torna quando le avrai tutte, ti darò un bel regalo. Continua così, Umberto. Come va con il tuo Pokédex? Vediamo. Formando il livello di completamente del Pokédex. Occhi questo. L'azione del Pokédex, ti impegni, si vede. Il tuo Pokédex sta prendendo forma. Se passi di qui, torna a trovarmi. Ora dobbiamo fare surf qui. E vai via mare, le rotture di palle, queste meduse di merda. No, ciao, mi stavo mettendo della crema solare. Mettitela in culo la crema solare, battona. Io devo livellare pure in fretta. Visto che tra un po' avrò un forte avversario. Che noia pescare, dai, lottiamo.
fortissimi questi Pokémon. Un Medusone, perfetto. E che cacchio, Un accesso all'isola? Questo. Vediamo un po' questa che isola, Un avviso, c'è scritto: la palestra dell'isola Cannella si è trasferita sull'isola Spumarine. Che palle, Blaine. E tu chi sei? Beh, che sei un allenatore è chiaro. Io sono Blu. Sono stato campione, anche se per un breve periodo. Però sono abbattuto. Ad ogni modo, cosa vuoi? Sei qui per sfidarmi? O quale motivo? Voglio doverlo dire, non sono proprio in vena di lottare. Guarda come vanno le cose. Se erutta un vulcano, può scomparire un'intera città. Quindi Pokémon puoi vincere o perdere, ma quando la natura decide di colpirti non hai scampo. È così che funziona. Comunque sono sempre un allenatore. Se mi trovo di fronte a un avversario, devo sfidarlo. Se vuoi sfidarmi, mi trovi alla palestra di Smeraldopoli. Ti affronterò là. Ok, ma ho prima un altro allenatore da affrontare, mi dispiace. Oh, vediamo tutti i coglioni. Sì, vabbè, non li posso affrontare tutti, mi dispiace. Perché me ne sono rotte le palle. Qui ce n'è un altro di sti pirla. Gli allenatori! Ste meduse di merda. Non credo che sia possibile nuotare fino a Yoto. Andiamo a provare. No, che palle. No, vabbè, non ho più parole io perché sto rotto di scatole. Altro? Oh, giusto per sapere. Cosa dice il cartello? Capo palestra dell'isola Cannella, Blaine. Tremendo. La mia palestra è andata a fuoco. Io e i miei Pokémon siamo in mezzo alla strada a causa del vulcano. È terribile. Sì, mi tocca fare il capolestra qui, in questa grotta. Se mi batti riceverei una medaglia. È meglio che ti procuri antiscottatura. Oh cazzo. Una palestra così non me l'aspettavo, sinceramente, Ah, solo 3 Pokémon. Questo uomo mi incula di brutto, ne sono sicuro. Idropompa? Buono. Idropompa? Fortissimo questo capo palestra. Idropompa? Leggermente efficace. Proprio leggermente. Blaine, capo palestra, ha perso la sfida. Tremendo, mi hai ridotto in cenere. Eccoti la medaglia vulcano. Umberto riceve la medaglia vulcano. Stavolta ho perso, ma vincerò la prossima. Quando la palestra sull'isola Cannella sarà ricostruita, mi darai la rivincita. Ehi. Oh, no, è già finita, scusa amico. La palestra dell'isola Cannella è distrutta, così non sapevo se cercarti. Mi vedo che te la sei cavata anche senza di me. Sapevo che avresti vinto. Vediamo un po' se c'è altro qui. Non c'è un cazzo di niente. Qui un allenatore. Che serie impressionante di medaglie. Dobbiamo proprio lottare. Vediamo un po' chi vince. Io, perché mi sono arrivati i poteri terribili. In acqua il mio corpo è così leggero. Quello delle battone. Livello 49. Sarebbe gradito il livello 50 prima della prossima palestra. Cosa che non riuscirò a raggiungere. Mi sta venendo il mal di mare a stare in mare. No, questi li ho affrontati. Non mi ricordo. Vaffanculo. No! Mi sto ingrippando come una bestia. Fuxiopoli, non manca molto.
No, affrontiamo tutti questi bellissimi allenatori qui. Mi disgustano i buoni a nulla. Bene, ti disgusti da solo quindi. Dai, ci siamo quasi al 50. A notare sono una frana. Mi limito a sguazzare nell'acqua bassa. Ok, bene. Forse ce la facciamo arrivare al livello 50. Lo si spera. Se questa non mi ammazza. Dai, l'ultimo arriva a livello 50. Non ho niente per attaccare. Ok, livello 50 e vai. Sì, che cancello una mossa. Quale tolgo? Iperraggio è forte, ma anche idropompa è forte. Quindi Blindello non lo posso togliere. Colpo mi serve, quindi devo togliere idropompa, mi dispiace. Quindi adesso direi di tornare a... a pausa. Ok, adesso andiamo... a Smeraldopoli. Al centro Pokémon, che cazzo vuoi, dai. In questa parte ci sarà una lotta dura, 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 dura. Prima andiamo al market a acquistare i revitalizzanti, altrimenti non ce la faremo mai. Sarà proprio una battaglia di quelle durissime. La seconda più difficile nel gioco sarà. Di sicuro. Voglio cambiare un po' l'ordine dei Pokémon. Si comincia con Lino. Sarà lui ad aprire le danze lì dentro. Dentro a quella specie di inferno. Vuoi sfidare il capo? Buona fortuna, ne avrei bisogno. Lo so che ne avrò bisogno. Ehi, campione in erba, come ti senti? Pare che ti vada alla grande. Il capo palestra di qui ha sconfitto il campione di 3 anni fa. È un osso duro. Cerca di mettercela tutta. Non era sconfitto, ha lottato con, ma siccome sono down ho letto di fretta. Ho sbagliato. Eccoti finalmente. Hai visto la cannella, non eri in vena. Ora sono pronto a lottare con te. Vuoi dirmi che hai conquistato tutte le palestre di Yoto? Beh, allora le palestre di Yoto devono essere proprio patetiche. No, non ti preoccupare. Capirò quanto vai. Serve un po' d'acqua. Capirò quanto vali lottando contro di te adesso. Guardi, ragazza di Yoto. Che uso? Se continua così, lui in giù vincerà per primo. Se continua così. E non va bene. E ce l'ho fatta. 1-0 per me. 1-0 per me. Adesso con Romf vedremo cosa fare. Sarà una battaglia dura. Dai, Romf, distruggi quel cazzo di Kirados. Di merda, grande Romf. Vai, Romf. Romf, che Pokémon che è. Romf, ne ha fatti fuori due. Ne ha fatti fuori due, grande Romf. Grande. Ora però e basta, hai fatto già il tuo lavoro. Tocca un po' a Supremacy.
Un Nitro Pompa qui. Grande Supremacy, altro grande Pokémon. No, vabbè, continuiamo un po' con Supremacy. Un Nitro Pompa qui. Grande Supremacy, grande Supremacy. Supremacy, 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 Supremacy. Meno uno. Lugia Supremacy, ora manca l'ultimo. Dragon non è ancora sceso in campo, però ora è il turno di Flumen. Con la sua lacerazione. Ok, sarà Dragon a dare il colpo di grazia, mi sa. Con l'iperraggio e abbiamo vinto. Incredibile vittoria. Blu Capo ha perso la sfida. Ma come? Come ho potuto perdere? E va bene, prendi questa medaglia terra. Umberto riceve la medaglia terra e vai. Ok, mi ero sbagliato. Sei bravo davvero, un buon allenatore. Ma un giorno o l'altro ti batterò, non dimenticarlo. Abbiamo tutte le medaglie di canto, ora posso cantare, na 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 na. Ora andiamo dal professor Oak, che aveva detto che ci dava una cosa, se andavamo da lui, se avevamo tutte le medaglie. Quindi selezioniamo Jingle. Andiamo a Biancavilla. Il laboratorio qual è questo? Wow, eccellente! È le medaglie delle palestre di Kanto, ben fatte, proprio quello che mi aspettavo. Bene, Umberto, vedrò di farti andare a Monte Argento. Monte Argento è un grande monte in cui vivono Pokémon selvatici e vedo degli allenatori del tuo livello, perché è pericoloso. Ma per te faremo un'eccezione, Umberto. Vai fino ad Altopiano Blu, di lì si raggiunge il Monte Argento. Come va con il tuo Pokédex? Vediamo. Sembra come prima. Se passi di qui torno a trovarmi. Ok. Però prima di andare a Monte Argento io vorrei fare un'altra cosa. Ok, per questa parte è tutto. Abbiamo preso la nostra medaglia. Qui da Umbilifenix, alla prossima.